L'anno santo della misericordia voluto da Papa Francesco coincide con il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, un artista che lo stesso pontefice ha definito di altissimo valore universale. Proprio al sommo poeta, la Pontificia Università Gregoriana ha dedicato recentemente due conferenze, soffermandosi sulla sua figura di profeta di speranza e annunciatore della possibilità di riscattarsi, non prima di aver compiuto un profondo viaggio interiore. La Divina Commedia e la teologia di cui Dante l'ha pervasa può essere vista infatti come un lungo percorso che ci è di esempio per attraversare le tante selve oscure disseminate nel nostro animo. Sulla misericordia del pensiero di Dante Alighieri, Giuseppe Bonfrate, professore di teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana. Se si legge attentamente Dante, potrebbe essere difficile trovare il tema della misericordia, anche perché lui applica abbastanza facilmente uno schema retributivo, cioè a colpa deve corrispondere in qualche modo pena, a virtù deve poi corrispondere in qualche modo premio. La misericordia invece spariglia le carte, nel senso che sorprende, è un elemento di gratuità. Un uomo come Dante, che ha dei timori, ha i timori soprattutto che possa aver osato molto, è come se portasse in forma introversa la realtà della misericordia. La misericordia è da cercare in modo nascosto e la troviamo in Dante. Naturalmente, se leggiamo l'Inferno, potremmo dire che questa misericordia non c'è. E infatti l'Inferno è pensato come il luogo in cui non c'è possibilità di redenzione. In quell'immenso patrimonio di immagini, di simboli e di valori costituito dall'opera dantesca, ha scritto Papa Francesco nel suo messaggio per l'anniversario della nascita di Dante Alighieri, è possibile ritrovare il senso perduto o offuscato del nostro percorso umano e sperare di rivedere l'orizzonte luminoso in cui brilla in pienezza la dignità della persona. Nell'architettura della Divina Commedia, la misericordia trova certamente la sua espressione più concreta nel Purgatorio, dove vengono puniti gli stessi peccati dell'Inferno, ma con la speranza del perdono. Con noi il professor Pietro Boitani, che insegna letteratura comparata presso l'Università La Sapienza di Roma. Di misericordia in quanto tale si parla nel Purgatorio. Il Purgatorio stesso, in effetti, è un atto supremo di misericordia divina, è un po' il terzo regno, quello nel quale i peccatori, che si pentono però in tempo, vengono purificati, cioè dei loro peccati, fino a rendersi degni di salire in paradiso.